Buonasera, ben ritrovati con Terzo Tempo. È stato un weekend calcistico funestato dal maltempo in tutta Italia, ma soprattutto per quel che riguarda il campionato di Serie A, a Genova e a Napoli, dove ci sono state vittime, dove non si è giocato. Dunque, il nostro pensiero ovviamente va direttamente a quelle popolazioni, a quelle famiglie colpite da gravi eventi luttuosi. Parleremo di questo ovviamente questa sera, ma parleremo anche di calcio giocato perché comunque si è giocato su tutti gli altri campi, sia in Serie A che nelle categorie minori, e lo faremo insieme come di consueto ai nostri ospiti. Questa sera torna a trovarci dopo una lunga assenza il tecnico del Praia, Giampaolo Gentile. Buonasera. Buonasera, che tal? E con noi anche il collega di Calabria Ora, Francesco Cariti. Buonasera Francesco e grazie per essere con noi. Buonasera Gaetano e buonasera a tutti quanti. E allora, dicevamo della Serie A, perché volendo essere un po' così sopra le righe, cercando di parlare di altro e non dei problemi che ci sono stati sui campi di Genoa e Napoli, si è giocato sugli altri campi dove Udinese e Lazio continuano a vincere, quindi in Serie A ci sono due squadre che non ci si aspettava forse in avanti. Mister, ti chiedo un parere da visionatore in questo caso e non da addetto ai lavori su questo No. campionato di Serie A. Diciamo che nella Serie A la classifica è molto corta, non c'è stata come l'anno scorso una squadra che ha preso, diciamo, è andata avanti, quindi pure queste piccole che stanno facendo bene si trovano in buone posizioni, diciamo. Manca forse un Inter, un Milan degli anni vecchi, la Juventus sì è stata avanti, adesso è stata sorpassata, però non ha mai avuto un rendimento costante, ha pareggiato molte partite in casa, ha Forse il lasciato fatto molti di punti. avere solo il campionato può essere un vantaggio però Sì, per può la essere Juve. un vantaggio, sicuramente, perché prepara le partite al meglio, però sta soffrendo molto con le piccole squadre dove ha lasciato molto fino adesso. Inter e Fiorentina forse le delusioni, Francesco, invece il Milan dopo comunque subendo troppi gol si è messo in cammino, 5 vittorie consecutive. Penso Poi proprio di ti sì. faccio Io parlare di qualcosa che ti penso appassiona sì. col Milan. Un po' sì, però dico, secondo me la più grossa delusione fino a questo momento è sicuramente l'Inter più che la Fiorentina, perché la Fiorentina viene da una stagione, quella dell'anno scorso, un po' tribolata col cambio dell'allenatore Mihajlovic che ancora non è stato accettato del tutto dalla Piazza Viola. Invece l'Inter, oltre al cambio dell'allenatore, ha avuto questi problemi di spogliatoio che ne hanno condizionato sicuramente il rendimento. Il Milan è in netta ripresa, la Juve vabbè, è stata scavalcata ieri perché non ha giocato, ricordiamo che ha anche una partita in meno e penso che sia fino a questo momento la favorita per il tricolore, proprio perché non avendo l'impegno, Delle coppe. sì, penso che sia una cosa decisiva l'impegno delle coppe, anche perché sì che c'è la pausa fino a marzo, quando finirà il girone di Champions, quindi tutti quanti avranno Una testa esclusivamente solo sul l'impegno. Sì, campionato. però penso che per una sola competizione come il campionato lungo e difficile, il Milan senza infortuni e con la squadra al completo è ancora più forte della Juve. Però, diciamo, una bella lotta fino alla fine. Abbiamo tagliato fuori il Napoli, forse qualcuno dietro la telecamera ci guarda No, male penso che abbiamo parlato poco del Napoli, ma perché? Perché in questo momento lo vedo un po' in difficoltà. Lo vedo in difficoltà adesso. perché Non è la rosa, secondo abituato me, non è a gestire due attrezzata, sì, impegni. la rosa non è attrezzata per gestire una Champions da protagonista, come in realtà sta facendo, e un campionato da protagonista. Quindi magari alle prime difficoltà sono sorti anche, diciamo, è calato un po' l'entusiasmo che sospingeva i ragazzi di Mazzarri, facendogli ottenere risultati veramente soddisfacenti, come la vittoria col Villarreal, il pareggio a Manchester, la vittoria col Milan, con l'Inter a San Siro, sono Dati di naturalmente degli ottimi quest'anno. risultati, però adesso Tu hai magari seguito stanno pagando un po' lo scotto di questa partenza sprint. il Cosenza negli anni scorsi, Sì. eri abitué della sala stampa del San Vito, Sì. quest'anno Serie D, Sì, mi ha insomma ci retrocesso. sono dei problemi seri a Cosenza, le squadre calabresi in Serie B, Crotone e Regina continuano a marciare abbastanza bene, Sì. però a Cosenza che aria tira, diciamo, intorno alla squadra? A Cosenza tira un'aria un po' di disappunto perché la nuova società ancora non ha fatto breccia sicuramente nel cuore dei tifosi. Se registriamo un po', insomma, andiamo a vedere un po' le presenze al San Vito, si attestano intorno alle 1000,
ai 1.000 tifosi, quindi la curva Bergamini è quasi sempre vuota e questo sicuramente non aiuta una squadra che è stata costruita in pochissimo tempo, sul filone di mercato, con giocatori che ancora magari non si conoscono bene, avrebbero bisogno del supporto del pubblico, un supporto che fino ad ora purtroppo non c'è stato e la squadra naturalmente ne risente. Un'altra squadra che è in difficoltà e arriviamo a parlare di eccellenza è lo Scalea. Mister, tu sei sicuramente uno dei praiesi che è rimasto nel cuore dei tifosi biancostellati e non è cosa da poco perché per la rivalità che c'è fra Praia e Scalea è un bel primato, un bel merito per quanto ti riguarda. Dall'esterno, come valuti questo avvio di stagione dello Scalea? Tra tutti i problemi societari, tra l'altro c'è una riunione in corso proprio in queste ore, si cerca di risolvere qualche problema legato ovviamente ai soliti rimborsi, ma dal punto di vista proprio tecnico, come la vedi questa squadra, quali pensi possono essere i correttivi da fare? Ma come ho visto, lo Scalea sembra che pure in casa sta soffrendo, non riesce a realizzare molto, ha difficoltà in attacco, anche se ha, diciamo, Esposito, Piazza, però. Se andiamo a guardare pure i tabellini, non riesce a sbloccarsi molto. Le partite in casa è andata quasi sempre sotto, poi l'ha recuperata, però realizza poco. E quello penso che gli sta mancando adesso, perché c'ha 5 punti, ha fatto 5 pareggi casalinghi. Sappiamo il campionato d'eccellenza, se si vuole salvare bisogna fare risultati in casa, poi qualche colpo fuori casa, però per salvarsi occorre fare il risultato pieno in casa. E ad oggi sta avendo un po' di difficoltà. Pure ieri, dice la partita, ho letto il giornale stamattina, parlava di uno Scalea un pochettino spuntato davanti. Sofferto molto ieri lo Scalea contro il Castrovillari in casa e noi prima di parlare approfonditamente di questa partita vediamo tutti i risultati che si sono verificati sui campi. Andiamo a vedere con l'aiuto della grafica il riepilogo della nona giornata in eccellenza dove la Bovalinese ha battuto la Nova Gese per 1-0, il Roccella a Valanga sul Brancaleone che andremo poi a vedere le immagini di questa partita con degli episodi molto particolari, Montalto Soverato nel sabato, nell'anticipo del sabato 1-0, Guarda Valle Rende 1-0. La Palmese vince in casa 3-0 dopo aver battuto 4-0 lo Scalea contro il Siderno, quindi quello che diceva Mister Gentile è questo, insomma fare punti in casa. Rossanese San Marco 1-1, Scalea Castrovillari 0-0 e poi Sersale e Isola che non si è disputata per nebbia. Cominciano dunque anche i problemi meteorologici su questi campi di provincia che non sempre tengono quando piove molto o comunque quando le condizioni non sono al meglio. Per quanto riguarda invece la classifica, la vediamo subito per andare poi ad analizzarla con la dovuta calma. Il Montalto continua a guidare a 22, segue il Guardavalle, scusate, a 20, poi c'è il Roccella che sale a 16 punti, Rossanese 15, Sersale 14 e poi ci sono Nuova Gese e Palmese 13. Altre squadre a 12 sono 4, Soverato, Rende, Isola e Brancaleone e poi la parte bassa con San Marco un po' più staccato insieme alla Bovalinese 10 e 9 punti rispettivamente e le 3 Cenerentole con 5 punti Castrovillari e Scalea e 4 il Siderno che ha perso come abbiamo visto anche ieri a Palmi. Due scontri diretti per lo Scalea in casa contro Castrovillari e Siderno e sono arrivati due pareggi. Con le squadre di alta classifica ci può stare, con il Sersale, con il Guardavalle, con la stessa Rossanese, pareggi casalinghi che forse non, sono punti anche guadagnati, però perdere l'occasione con le squadre, che sono al tuo livello poi può pesare, mister, Eh sì, alla è lunga. quello che preoccupa, diciamo, perché quando hai degli scontri diretti e non li riesci a sfruttare in casa, poi in ogni caso la classifica parla chiaro, hai difficoltà a risalire, pure perché poi vai fuori e non sempre riesci a fare risultato, perché come dicevo prima, il campionato eccellenza fuori casa non è facile fare risultato in nessun campo. Abbiamo visto infatti solo un 2 in questa settimana Sì. con E Brancaleone e quindi Roccella. se non fai punti negli scontri in casa, le cose poi si fanno difficili. Pure perché poi il ritorno è sempre tutto più complicato, perché poi chi si deve salvare, chi ha ambizioni, trovi squadre molto più agguerrite che del girone di andata. Io penso per salvarsi devi fare un buon campionato d'andata, quindi dovrebbe cercare almeno in queste ultime partite di rifarsi. Di invertire subito la rotta, con una proiezione che si può fare dopo
9 partite, 5 punti, il San Marco ne ha 10, è quella che diciamo, potrebbe staccarsi per la salvezza diretta. C'è anche l'ipotesi di non giocare proprio gli spareggi, perché con il distacco di 10 punti succede proprio questo. Tu, Francesco, hai seguito le partite in casa dello Sì. Scalera, le hai seguite tutte, c'è stata un'involuzione, forse dalla prima partita, dove gli episodi sicuramente non sono stati favorevoli, fino alla partita di ieri, che adesso andremo a vedere insieme, ma ieri, insomma, lo Scalera non l'ha giocata la partita. Purtroppo sì, purtroppo c'è da registrare una involuzione sia per quanto riguarda appunto il gioco, sia per quanto riguarda purtroppo il risultato, perché fino a questo momento, diciamo, lo Scalea in casa aveva sempre perso punti. Invece, dopo la partita di ieri, possiamo dire che ieri ne ha guadagnato uno, perché forse per la prima volta ho visto la squadra in seria difficoltà, soprattutto il primo tempo. Il Castrovillari sembrava quasi di un'altra categoria rispetto all'11 di Infantini. Questa sterilità offensiva che ha ribadito il mister, penso sia veramente il problema più grave, perché bene o male, se si toglie la partita scorsa, la difesa, non è stata quasi mai in difficoltà. Diciamo che i gol subiti non sono stati poi così tanti. È la carenza offensiva, secondo A me, pesare di più. sì, soprattutto a rendere questa classifica così difficile. E tra l'altro ieri c'è stato l'episodio che forse ha sancito la rottura definitiva fra il pubblico, Sì. quantomeno, e Sasa Esposito, sostituzione con fischi. Sì, il giocatore ha mostrato tutto il suo disappunto per questi fischi perché penso siano ingenerosi, perché se si può magari criticare Esposito per quello che ha fatto in campo durante la partita ci può stare, però un giocatore in difficoltà che ha bisogno del sostegno del suo pubblico non penso sia stato aiutato dai fischi di ieri. Anche perché palle giocabili davanti Ecco, questo non è il ne ha problema. Penso tantissime. che naturalmente una dose di colpa è da attribuire allo stesso Esposito, ma la grande colpa è di tutto il resto della squadra che non gli ha dato in tutta la partita un pallone da buttare in rete. Quindi lui deve tornare a centrocampo ogni volta a prendere palla, a sfiancarsi in questo continuo lavoro avanti e indietro e naturalmente sottoporto non è lucido. Purtroppo questa non lucidità non ha potuto neanche dimostrarla perché ieri non gli è arrivato un solo pallone da spingere in rete. E allora vediamola questa sintesi, vediamo com'è andata la partita fra Scalea e Castrovillari, 1-0-0 che tutto sommato, come dicevamo poco fa, può essere considerato un punto guadagnato per la squadra di Infantini. Casciaro in posizione regolare, contropiede del Castrovillari, palla dentro per Opoku, liscio, clamoroso. Ferrari prova a prendere il fondo per il traversone, eccolo che parte! E Possemato se la ritrova tra le mani, occasionissima con Casciaro. Pallone in mezzo, passa! E Opoku non trova la zampata, ancora pericoloso il Castrovillari, converge Germano, ancora per Dentamaro, bravo con ancora di anticipo, due volte, scoppetta, buono per Piazza, c'è Esposito in mezzo, uno sguardo dentro di Piazza, si riposiziona la difesa, scoppetta in area, la parata di Maritato, pallone che resta lì, lo porta fuori il Castrovillari con qualche affanno, ma lo Scalea si è fatto vivo dalle parti del portiere avversario. Parte Piazza, Esposito la spizza, questa volta con buon tempismo. Il pallone finisce in bocca a Maritato. Va giù Casciaro, non c'è niente di irregolare, ma poi si rialza molto bene Casciaro. Entra in area, un cross, però Opoku che sfiora il palo. Ancora il Castrovillari. Pallone in area, sbuca, ancora Opoku. E sfiora il palo alla destra di Possemato, questa volta sembrava battuto il portiere. Buono il pallone per Opoku, c'è libero in mezzo Ferrari, la frenata di Opoku, il cross in mezzo per Ferrari, si coordina Ferrari e regala a Possemato. Balla però dietro lo Scalea, Ferrari si gioca sotto una pioggia battente adesso. Ancora il numero 10, tenta spazio per il dribbling, per la conclusione Possemato, chiamato alla deviazione in angolo. Rinvia verso Esposito, spizza ancora Esposito, Tufo prova a buttarsi in mezzo, liscia, Romeo scoppetta, va giù! Non c'è calcio di rigore per Mancuso,
occasione e episodio dubbio al 19°. Mentre è uscito il numero 9, palla in mezzo, attenzione, se la trova fra le mani Possemato, ma come rischia lo Scalea. Prova il tiro, piazza verso la porta, pallone che sibila sull'erba bagnata. Amaritato però era sulla palla. Attenzione al cross, ha rischiato adesso fortemente lo Scalea sul tocco di Opoku. Non ci è arrivato davvero per niente Adami. Palla buona per Riccardo, Castrovillari pericolosamente in area sul finale. Il tiro Possemato con i piedi in calcio d'angolo, si soffre tantissimo a Longobucco. Si è sofferto parecchio, mister, fossi stato l'allenatore del Castrovillari alla fine di questa partita. Il pallone è così, noi abbiamo fatto pure ieri, penso, nella nostra partita un buon primo tempo e ne abbiamo raccolto poco. La partita a San Lucido lo stesso. E quando uno crea e non concretizza poi ci rimane molto l'amaro in bocca, perché viene a giocare a Scalea, crei, come abbiamo visto, 8-9 palle gol e non ne realizzi neanche una, ti ritorni a casa con un umore un po' basso, diciamo. Anche perché un gol del Castrovillari sembra, da quello che abbiamo visto, avrebbe chiuso la partita, nel senso lo Scalea non è stato mai in grado di controbattere, non è stata una partita aperta, è stata una partita a senso unico, quindi sì, un gol poteva... Poteva deciderla la gara. Sì, in ogni caso sì, avrebbe potuto deciderla, però poi dopo non abbiamo la controprova, perché poi quando si subisce certe volte la nasce reazione, qualcosa, un orgoglio in più. Anche se lo Scalea ieri, come dalle immagini si è visto bene, ha fatto ben poco, ha avuto forse solo giusto due palle, di cui una bella verticalizzazione di piazza dove Scoppetta ha tirato, il portiere è stato bravo a chiudergli l'angolo, poi del resto abbiamo visto ben poco. Abbiamo commentato già l'episodio della sostituzione di Esposito, giusto per la cronaca abbiamo selezionato due episodi, diciamo così, dubbi, li andiamo a rivedere insieme, se dalla regia sono pronti, sarebbero due calci di rigore richiesti, uno per parte, vediamo, abbiamo qui quello del Castrovillari, c'è un movimento in aria, Chemi con un po' di esperienza, anche se è difficile valutare, che un po' si appoggia, si aggrappa, anche il centravanti insomma va giù con un po' di facilità, se vogliamo. Sembra che si lascia andare abbastanza, anche se con la mano, il braccio sinistro un pochettino sembra che... Cerca di aggrappare. Un po' che mi lo tiene, infatti... Però sono situazioni, diciamo che succedono in area di rigore, è difficile poi concedere un rigore per una questione molto dubbia, diciamo. E poi c'è quello reclamato da Scoppetta, ma neanche reclamato più di tanto, lo andiamo a rivedere insieme con l'aiuto della regia, c'è questo lungo lancio del portiere, pallone che passa, l'ennesimo pallone spizzato da Esposito, indecisione della difesa, Scoppetta si butta un po' in mezzo, e anche qui va giù abbastanza facilmente, se vogliamo, e insomma... No, sembra che ruba il tempo al difensore, però poi si lascia andare, mette la gamba davanti, però poi rimane col piede lungo, il piede dietro e si butta, c'è anche la chiusura dell'altro difensore, sì. Pallone irraggiungibile, questo diciamo per la cronaca, per gli episodi che potevano essere contestati. Sul campo, lo abbiamo detto, il Castrovillari avrebbe meritato la vittoria, e quindi andiamo anche ad ascoltare il vero allenatore del Castrovillari, come ha preso questo pareggio per 0-0, e poi l'intervista anche a mister Infantini, che più che sul dato tecnico si sofferma sui problemi societari che dicevamo dovrebbero essere risolti a momenti, in corso in queste ore, proprio una riunione per capire quale può essere il futuro di questa squadra che in passato ha avuto altri campionati e altri traguardi da raggiungere. Sentiamo le interviste. Mister, si lasciano due punti su questo campo oggi, perché il Castrovillari, soprattutto nel primo tempo, ha dimostrato qualcosa in più, tante occasioni, ma è mancata la zampata vincente. Sì, questa è la sintesi. Purtroppo se non segni è difficile vincere, insomma. Sperare che segnino gli avversari per te. Nel primo tempo abbiamo liberato 5 volte l'uomo davanti al portiere, insomma, e le abbiamo sprecate tutte, giocando bene, insomma, uscendo con la palla nei piedi quando era possibile, cercando la verticalizzazione quando questo non era possibile. Insomma, abbiamo giocato veramente bene, creando molto, però
se si spreca anche la palla buona, insomma, è difficile poi portare a casa i tre punti. L'analogia con questa squadra, con lo Scalea, è che anche voi cercate ancora la prima vittoria, avete fatto però paradossalmente più punti in trasferta che non in casa, e adesso in casa arriva la Palmese, che ha vinto due scontri diretti sul suo campo con lo Scalea e con il Siderno. Sì, la Palmese è una squadra in forma in questo momento, perché si è ripresa bene, sta facendo belle vittorie, quindi sarà una partita non semplice. Noi continueremo come stiamo facendo da un po', di la verità, nel senso che abbiamo così sprecato, se possiamo usare questa parola, del tempo nel tentativo di crearci un gioco, cosa che ci è riuscita. Adesso dobbiamo però essere più cinici, raccogliere di più rispetto a quello che riusciamo a produrre sul campo, insomma. Ormai abbiamo deciso di giocarci tutte le partite a viso aperto, e questo facciamo. Speriamo che il futuro, insomma, ci riservi un pizzico di fortuna in più e qualche soddisfazione, insomma, per avere maggiore serenità nel lavoro, insomma, e guardare il futuro con fiducia, insomma. Mister, potremmo partire dal campo, e non è stata forse una delle più belle partite dello Scalea in casa, potremmo partire dai problemi societari, potremmo partire anche dai fischi ad Esposito, però sembra che tutto l'entusiasmo che c'era all'inizio intorno a questa squadra, intorno a questo progetto, sia venuto meno, e forse questo che sta creando maggiori problemi a tutto l'ambiente. Sicuramente, i fischi dispiacciono non poco, tanto, perché comunque i ragazzi ci mettono l'anima, si è visto anche oggi, non giocando bene, anzi oggi abbiamo guadagnato un punto, non persi due, che veramente il Castrovilli ci ha messo sotto, devo fare i complimenti. Come hai visto tutte le partite, forse è l'unica squadra che ci ha messo sotto. E niente, purtroppo ci sono questi problemi societari, non so se si risolvono per domani, speriamo che si risolvono, perché i ragazzi comunque stanno giù di morale e si è visto in campo. Si è chiuso subito negli spogliatoi con la squadra, come è solito fare, anche se spesso ha analizzato le partite magari il martedì. Che cosa vi siete detti subito dopo la fine della partita? Ma niente, abbiamo parlato non dell'aspetto tattico, abbiamo parlato dell'aspetto societario, perché comunque noi aspettiamo una risposta entro martedì, perché così avanti, ripeto, non si può andare, che ci sono ragazzi che viaggiano tutti i giorni e non prendono rimborsi spese, quindi... A me dispiace per il ragazzo 94-93 che viaggia avanti e indietro con i propri soldi. Quindi dobbiamo vedere domani come va questa riunione, e poi martedì con il direttore sportivo Longobucchi vediamo la situazione com'è. Analizzando invece la partita, il campo, dove oggi ha sofferto lo Scalea? Castrovilli troppo più forte, oppure è stata gestita male, impostata male, vissuta male questa gara anche per le pressioni emotive? Ma sicuramente per le pressioni emotive, la gara soprattutto il primo tempo è stata gestita male. Poi oggi abbiamo cambiato pure un modo di giocare, abbiamo passato una difesa a 4 che secondo me non la possiamo sopportare in questo momento, perché abbiamo un centrocampo troppo giovane. Poi nel secondo tempo siamo passati alla difesa a 3, le cose sono andate un po' meglio, anche se loro al 90 hanno avuto quella palla con la parata di Antonio Possamate, che oggi secondo me è stato il migliore in campo dei nostri. E in ultimo, mister, tornando su Sasà, è un ragazzo che forse è un po' sgorbutico, diciamo, anche nel campo, nel suo modo di giocare, forse d'impatto non è uno che esprime e suscita grande simpatia, però è uno che ci sta mettendo l'anima, e forse dovrebbe essere lui a protestare perché non trova palloni giocabili in mezzo all'area. L'hai detto giusto, perché la colpa non è sua, è prima mia, perché noi riusciamo a metterlo davanti alle porte. Se analizziamo le partite che abbiamo fatto fino adesso, forse una palla gol l'ha avuta e se l'ha mangiata. Poi purtroppo la squadra non riesce a sopportarlo bene, non riusciamo a fare dei cross degni di chiamarsi cross, e quindi lui va in difficoltà. Anche se poi vediamo l'altra squadra del Castrovillo, pensando ai gol che si sono divorati, l'11, il 9, non lo so Scalea cosa avrebbe fatto. Analisi lucida di Infantini a fine partita, nonostante il momento complicato. Mister, tornando su questo che è il caso, diciamo, del giorno, questi fischi su un unico giocatore, questo accanimento terapeutico del pubblico su questo ragazzo che ha la sola pecca di indossare la maglia numero 9. Io, scherzando con il mister, ho detto dagli il numero 7, dagli il 5, forse magari la gente, insomma, poi non lo prende come capro espiatoio. Guarda, non so, in molte parti si fischia sempre l'attaccante, ma si deve vedere il lavoro che fa un attaccante. Io ho giocato con Esposito, lui non è che è stato mai un grande goleador, è un attaccante che lavora molto per la squadra, ha fatto sempre quei 10 gol, 7, 8, 9, 10 gol ha cambiato, non è che è stato un attaccante da 20 gol. Però lavora molto per la squadra, ha sempre lavorato molto per la squadra, si è messo sempre a disposizione.
Quindi io non me la sentirei mai di fischiare uno come Esposito. Tu hai tra l'altro in squadra un attaccante che fa lo stesso gioco più o meno, sì, Maldonado, che sì, potrebbe andare incontro allo stesso problema, sì, diciamo così, perché poi anche voi in zona gol quest'anno avete un po' di problemi, adesso, sì, sono pochi gol segnati. Sì, da quando ho preso io la squadra sono 4 partite, abbiamo fatto poco, abbiamo realizzato poco quello che abbiamo creato, perché specialmente nelle 3 partite fuori casa, non nell'ultima in casa, che forse è stata la partita dove abbiamo giocato, diciamo, abbiamo giocato peggio delle altre. Fuori casa abbiamo avuto un sacco di occasioni e abbiamo realizzato pochissimo. Ancora ci manca qualcosa, un po' di concretezza sotto porta. Però torniamo al discorso di prima, fischiare un Esposito a me mi sembra un pochettino eccessivo. Ingeneroso sicuramente. Sì, pure perché per in ogni caso il mister l'ha difeso abbastanza, ha detto palle gol, non è che gliene sono arrivate. Non essendo poi un goleador, gli è arrivata una palla, l'ha messa fuori, non è che ha avuto 30 occasioni. In tutte le partite molto in casa, a onore del vero, sono state poche le occasioni veramente serie e concrete. Io ci ho giocato insieme pure da giocatore, lui è più, lavora molto di più per la squadra che dovrebbero essere gli altri a buttarsi forse negli spazi che crea lui, come alla fine forse l'occasione che ha avuto del rigore è stata una spizzicata sua, l'inserimento. E là bisogna essere pronti a sfruttare poi questi palloni, sì, vaganti. Francesco, lo diceva anche il mister, quando il migliore in campo è il portiere, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Bene per il ragazzo, un classe, sì, 92, veramente una sul quale partita. Sta lavorando molto bene mister Borrelli, che ha comunque un altro giovane under che è fedele, che ha un po' di esperienza in più. Però insomma rimane il problema di una partita giocata veramente con il fiato sospeso, con, sì, la paura di perderla forse, e alla una fine partita, lo Scalacci stava quasi riuscendo, sì, al 90esimo. Una partita nella quale fino alla fine, fino al 90esimo, il Castrovillari dava sempre l'impressione di poter segnare e lo Scalea sempre l'impressione di poter incassare il gol. È stata una costante per tutta quanta la partita. Nel primo tempo molto accentuata, penso che le 5-6 occasioni nitidissime di Opoku e Casciano che si sono divorati dei gol, soprattutto Opoku è un'occasione per il 10 Ferrari che non so, doveva soltanto spingerla dentro, ma non ci riuscì. Purtroppo ha detto anche il mister Pugliese. Pugliese ha detto purtroppo nel calcio quello che conta è metterla dentro, il Castrovillari ieri non ci è riuscito. Comunque penso, da quello visto ieri in campo, una classifica abbastanza bugiarda per il Castrovillari, perché se è questa la squadra, se è questa gioca la così squadra, penso proprio di sì, perché poi hanno una difesa solida, sempre rispetto a quello che abbiamo visto ieri, e due attaccanti che fanno tanto movimento, sono veloci, magari non sono molto cinici, molto questo, lucidi, sì, purtroppo è un difetto, sì. E invece il Roccella ha ritrovato la forma smagliante dei suoi attaccante, noi possiamo riproporvi le immagini della partita contro il Brancaleone, finita 5-1 per il Roccella, grazie agli amici di Teleradio Sud, una partita caratterizzata da un po' di sfortuna, lo dobbiamo dire, per il Brancaleone, non tanto per il risultato quanto per alcuni infortuni. Qua è il momento proprio del primo gol della partita, con Pasco che anticipa il portiere e difensore in uscita, ma proprio in occasione di questo gol Cotroneo si scontra con il suo compagno, qua vediamo avversari e compagni con le mani nei capelli perché l'infortunio è abbastanza grave, si parla di uno spostamento della rotula con interessamento dei legamenti, facciamo veramente gli auguri a questo ragazzo per una pronta guarigione, questo è il momento in cui gli frana addosso il compagno, ovviamente Pasco non se ne rende conto, prosegue, giù come è anche giusto che sia, se poi si tiene in rete, ma poi insomma ci è voluto un po' di tempo per che arrivasse l'ambulanza. Comunque il Brancaleone si scuote, va in gol, trova il pareggio al 20esimo con Borrello che mentre esulta si fa male alla coscia, quindi una partita sfortunata per il Brancaleone. Altro episodio curioso, Parisi che va in gol al 45esimo con un uomo del Brancaleone a terra, le immagini però non ci mostrano il momento del presunto contatto, poi si scatena una mezza rissa su Parisi che in quel caso difficilmente mister avrebbe buttato il pallone fuori, era a tu per tu col portiere, a meno che non sia stato lui a colpire l'avversario. Sì, non si vede neanche bene. No, non c'è proprio l'immagine, però insomma là si tira in porta. Se avesse visto qualcosa, lui si è trovato la palla, non sa che è successo. Ha fatto anche un gran bel gol. Sì. Poi la partita si mette in discesa, l'errorino qua del portiere sul tiro di Pasco, che insomma non ci crede neanche lui forse, riuscito a fare questo gol, si aprono ovviamente gli spazi per il Roccella che, lo dicevamo, è tornato
nelle posizioni che ci si aspettava potesse occupare già dall'inizio. Come l'anno scorso è partita con un po' di ritardo, qua una bella azione, è salita a 16 punti con questa vittoria, l'ultimo gol arriva ancora con Pascu, ma il Brancaleone ormai era praticamente fermo sulle gambe. Una vittoria netta, forse più netta di quella che poteva essere se insomma, la partita si fosse giocata con altre situazioni. Ripetiamo gli auguri a Cotroneo di una pronta guarigione, Roccella che però mister torna ad occupare una posizione di classifica più consona a quella che è l'attesa di questa eccellenza che ancora attende il Roccella appunto al salto di categoria, sembra quasi... Diciamo sono tre o quattro anni che Roccella sta là per là, stanno era partito proprio male, mo si è ripreso forse nelle ultime cinque partite, abbiamo fatto tre vittorie o quattro, non ricordo bene, però è partito male, in ogni caso se leggi, guardi la rosa, tiene una rosa competitiva per la categoria, quindi si aspetta ben altro dal Roccella. E aspettiamo ben altro ovviamente anche dallo Scalea che dovrebbe giocare in anticipo sabato a San Marco, si attende solo l'ufficialità perché come sapete c'è l'anticipo al sabato per la diretta televisiva su Telespazio. Vediamo insieme quale sarà il prossimo turno, allora nella decima giornata di eccellenza, Castrovita Ripalmese, Isola Bovalinese, Nuova Gioiese Guardavalle, Real San Marco Scalea, Roccella Sersale, Rende Montalto, Siderno Brancaleone e Soverato Rossanese, tutto o quasi, o forse molto, dipende da quello che succederà in società, noi lo seguiremo e vi terremo aggiornati anche nel corso della settimana. Nel frattempo ci fermiamo per la prima pausa e poi torneremo a parlare di promozione e andremo a spiegare e a cercare di capire anche come è maturata questa sconfitta per il Praia sul campo del Roggiano. A fra poco.